Buongiorno. Allora, oggi ora voglio vedere triangolo amoroso. Però solo se sapete che c'è questo triangolo amoroso, voglio vedere cosa prova per te, cosa prova per l'altra donna e cosa sta succedendo e se cambieranno le cose. Concentrati, pensa a tuo uomo. Abbastanza tra di voi vedo che c'è tipo come più o meno tutto bene, proprio come stabilità. Cosa sta succedendo ancora? Voglio vedere. Oh, cade, vuol dire che deve essere così. Ho messo male le carte, le guardo solo dritte, solo dritte. Cosa sta succedendo? Triangolo amoroso, la situazione karmica. Gelosie, litigate, crisi, fine. Aspettate, devo girare le carte perché le ho messo male. Sì, vedo che. Sì, o crisi oppure avete finito. Questo vedo. Ci sono le gelosie qua. Dalla parte di chi sono gelosie? Parte sua. Ma. Parte sua. Lui. Dalla parte sua ci sono gelosie. Ma anche può essere che anche dalla parte tua. Qui vedo energie negative, qui uno pronto a colpire l'altro. Però amore c'è. Amore c'è, ma la situazione è pesante, è normale, triangolo amoroso, cosa vogliamo aspettare? Ok, adesso io voglio vedere cosa prova lui per te. Cosa prova per te? C'è dentro di lui c'è un conflitto, spesso dubita se sta facendo, cioè, come dire, si comporta contro la sua coscienza. Cosa prova? Lui si sente tuo uomo, sicuro l'uomo, e tu gli stai dando questo fuoco. Tu sei carismatica, sei molto attraente, gli dai tanto fuoco qua. È innamorato di te. Probabilmente sì. Allora, ragazzo, magari non si fida anche tanto di te. Eh sì. Lui in triangolo amoroso e non si fida di te. Ci sono litigati qua, tanti, ma devo tirare ancora. Cosa prova? Sì, è innamorato. Capisci che per andare avanti con te bisogna lavorare tanto. E lui si vede che non è pronto. Lavorare sul rapporto, dico. Si vede che non è pronto. Ok, cosa prova per la donna? Per quell'altra ragazza? Povertà, matrimonio. Cosa prova? Non prova niente. Nel senso, sì, è una persona molto importante lei per lui. C'è boh, non penso che tra loro c'è intimità perché
Questa carta significa che tra loro c'è magari tanti anni sono insieme, tra loro c'è una cosa molto profonda, famiglia, matrimonio. Attrazione fisica qui non vedo proprio, c'è tutto bloccato, tutto chiuso, può essere che non c'è proprio intimità tra loro da tanto, c'è freddo, questa carta è carta di poveri, povertà. Povertà emotiva, freddo, non c'è niente. Se qualcuno di voi pensa che lui è ancora innamorato o ce l'ha qualcosa, no, non ce l'ha niente con quell'altra ragazza, donna. Ok, cosa sta pensando l'uomo? Cosa sta pensando di tutto questo? Sta bene? Abbiamo visto che non tanto, sua coscienza non sta bene, però ancora chiediamo. No, non sta bene, è deluso. Lui vorrebbe cambiare tutto. Però mi sa che non lo sa come. Sì, c'è amore, vorrebbe avere una relazione dove sono due persone, non tre, non quattro, non so quanti siete. Vorrebbe avere così, però non ce la fa, è deluso. È legato molto, vedete, non inventa niente. È legato molto. Cosa lega? Lega, deve fare la scelta, prendere la scelta. Sta aspettando, cosa sta aspettando? Lui deve prendere la decisione. Allora qui ho pensato magari figli legano, però qui legato un più come psicologicamente legato. E qui lui deve prendere la decisione e sta aspettando il momento giusto. Ma lo farà perché questa carta dice che lo farà. Un'altra volta chiedo se lo farà. Magari tutti stanno bene così. Per il momento non farà niente. Per il momento così. Ho chiesto, magari tutti stanno bene così e viene questa carta. Per il momento equilibrio, più o meno. Un equilibrio, non equilibrio, ma nella vita sua si starà per adesso così com'era, così diciamo, no? Sì, la scelta sarà presa. Qualcuno di voi dovrà lasciare. Perché questa carta vuol dire che dovrà, come carta, quando deve rinunciare a una cosa per avere quell'altra. Ora voglio vedere come ti sentirai tu quando lo farà. Trasformazione. No, ti sarai molto felice. Allora, qui si vede che sceglierà te, perché trasformazione. Oppure, allora due varianti. Se può essere, allora io non posso dire chi sceglierà con chi rimarrà questo uomo, però comunque sia, tu sarai molto felice. Qui cambierà da bianco a nero tutto nella tua vita. Tu cambierai. Ti sentirai amata e amerai tanto. Sarai felice, sarai piena, ti sentirai piena. Ancora avrai una chance per cosa? Per una cosa nuova o per vecchia? Avrai chance per una vita come hai sognato, per la stabilità. Qui fa anche con ricchezza può essere. Tutte le tue fantasie, sogni che avevi riguardo tua domanda o non so di cosa qua si parla, si avverrà. Se avrai un nuovo inizio, non lo so, con lui o da sola, ti sentirai molto forte.
Angeli ti daranno una chance. Io non vi posso garantire che con questo uomo, ma comunque sia, la situazione finirà molto bene. Magari anche l'uomo non quadra qua. Non lo so, speriamo che avete capito. Adesso vediamo cosa dicono Angeli, lo consiglio. Trovo un compromesso. Scusate, non riesco a aprire qua. Allora, perché questa situazione si concluda felicemente, ti sarà necessario scendere a compromessi. Concediti un po' di tempo per fare chiarezza su ciò che conta davvero per te e prendi nota delle questioni su cui invece saresti disponibile a cambiare la tua posizione. Lavora per trovare un accordo vantaggioso per tutti. Resta aperto a un tipo di cooperazione che permetta a te di ottenere ciò che vuoi e agli altri di realizzare i loro desideri. Sii oggettivo nel trovare un equilibrio che ti consenta di rispettare il punto di vista di tutti senza tradire i tuoi principi. Molto, molto bello questo, secondo me, questo consiglio. Ok, e io vi ringrazio e ci vediamo tra poco.